Siamo con Luca Albonico, presidente del CSR, Centro Sportivo Roero, ma anche presidente della Federnuoto Piemonte e Valle d'Aosta. Allora, in questo momento ci troviamo nella piscina estiva della struttura di Sommariva Perno, piscina estiva che ha riaperto, che è ripartita con la stagione estiva, anche se adesso questa settimana è un po' capricciosa dal punto di vista meteorologico. Allora, andiamo per gradi, andiamo per step. Che cosa ha voluto dire Luca affrontare la parte più, diciamo così, più dura, più inaspettata dell'emergenza Covid-19 e il fatto che siete dovuti star chiusi al pubblico? È stato un periodo molto brutto. Il nostro gruppo gestisce 5 impianti, 4 nella provincia di Cuneo, tra cui Cuneo, Alba, Savigliano, Sommariva Perno, e uno nella provincia di Asti, che è nel capoluogo Asti. Tutti e 5 gli impianti hanno chiuso l'8 di marzo e siamo rimasti per tutto questo periodo con i nostri utenti a casa, con i nostri dipendenti a casa, con i nostri istruttori a casa. Quindi un periodo veramente brutto, passato sui social e sulle linee guida, studiare le linee guida, studiare la possibilità appunto di riaprire questi impianti in piena sicurezza, con tutte l'osservanza delle normative anti-Covid. Allora, per quanto riguarda la riapertura, quindi la ripartenza, mi dicevi prima che voi come CSR siete ripartiti il 31 maggio scorso. Sì, noi ci siamo presi ancora una settimana dopo il via libera da parte delle istituzioni, che era il 25 di maggio, proprio per studiare ancora le linee guida, che ne sono uscite diverse, quindi volevamo essere sicuri e tranquilli di aprire in piena sicurezza. Ci siamo adeguati, abbiamo adeguato tutti gli impianti e siamo ripartiti. Le cose di base che abbiamo dovuto vedere sono appunto il rispetto della distanza interpersonale, soprattutto nei locali spogliatoi, nei locali di accesso alle vasche, eccetera. L'utilizzo della mascherina ai luoghi al chiuso e l'igienizzazione delle mani e la rilevazione della temperatura per essere proprio tranquilli all'ingresso. Poi gli utenti dovranno anche compilare un modulo sulla loro storia personale riguardante al Covid e i loro dati verranno registrati per 14 giorni proprio per le normative attuali. Sì, il cosiddetto periodo di incubazione del virus. Esatto. E io lo chiedo spesso nelle video interviste che faccio e quindi lo voglio chiedere anche a te, ovviamente per quanto riguarda i bagnanti, in questo caso parliamo di piscine, che cosa deve scattare, che cosa cambia nella testa, nella mente dei clienti dopo questa prima parte dell'emergenza, quindi il riapprocciarsi su quelle che erano la normalità, su quelle che sono le cose da fare, ovviamente però dovendo tenere conto dei comportamenti da seguire. Ma allora, ci sono due aspetti fondamentali. Il primo è che noi quando accediamo a una piscina, entriamo in acqua, siamo al sicuro, perché nell'acqua noi adesso teniamo i valori massimi consentiti dalle ASL di cloro. Quindi il cloro è un nemico numero uno del Covid-19, quindi resiste pochi secondi in acqua. Quando siamo immersi nell'acqua non abbiamo problemi, quindi quando stiamo nuotando, quando ci incrociamo nuotando non abbiamo problemi. Abbiamo problemi quando abbiamo il viso fuori dall'acqua, ci fermiamo magari per riprendere fiato dopo una serie di vasche, quindi in quel caso lì dobbiamo mantenere la distanza di sicurezza. E noi abbiamo messo dei segnali sulle corsie proprio perché la distanza di sicurezza dopo uno sforzo fisico va anche ampliata oltre il metro oggi consigliato, quindi noi abbiamo ipotizzato di avere 2 metri, abbiamo messo i segnali a 2 metri e consigliamo ai nostri utenti, quando hanno il viso fuori dall'acqua, di stare a una distanza e dopo un'attività intensa di stare a 2 metri. Se uno va a fare solo il bagno in una piscina ludica può stare tranquillamente a 1 metro. Però la grossa opportunità, il grosso vantaggio che hanno le piscine oggi è quella di avere il cloro praticamente sempre a portata di mano, sempre immesso nell'acqua. L'altro discorso invece riguarda la contingentazione dei numeri, perché noi siamo passati da la determinazione della capienza di un impianto con la superficie di acqua diviso 2 ad oggi che è la superficie dell'acqua diviso 7, quindi ci potremmo trovare in alcune giornate magari festive, magari più avanti, sperando che il tempo cambi e ci regali un'estate
più migliore di questi giorni qui, e dobbiamo solo fare attenzione perché magari nei giorni festivi la capienza dell'impianto si può raggiungere velocemente, quindi stiamo studiando, alcuni ce l'abbiamo già, ma stiamo studiando anche dei sistemi di prenotazione online e andiamo avanti con questo sistema. Allora, Centro Sportivo Roero ovviamente non sono solo strutture da mettere a disposizione della clientela, ma vuol dire anche una squadra, vuol dire anche agonismo, vuol dire risultati. Ecco lì, Luca, che cosa ci puoi dire? Ma guarda, noi abbiamo cercato di reagire in questo momento perché non posso nasconderlo che gli impianti natatori, le piscine, le società sportive oggi sono in grave difficoltà. Noi abbiamo voluto reagire, abbiamo fatto un progetto come CSR Tutti in Acqua che riguardano tutti i gruppi agonistici. Abbiamo chiesto a tutte le famiglie, a tutti gli atleti ancora dei sacrifici perché gli abbiamo proposto degli orari anche parecchio impegnativi, perché i ragazzi nuotano alle 7:30 del mattino e alle 7:30 di sera, però abbiamo voluto mettere tutti i gruppi in acqua, dagli esordienti, dai più piccoli fino al gruppo dei categoria, fino al gruppo degli assoluti, e abbiamo voluto dare un segnale di ripresa. Certo, sarà durissima quest'autunno, io credo che le piscine debbano essere aiutate e debbano essere aiutate dallo Stato e dalle amministrazioni che, ricordiamo, sono poi proprietari di questi impianti. Ecco, per concludere, ovviamente aspetto non meno importante rispetto a quelli che abbiamo toccato fino adesso, come ho detto prima, tu sei anche presidente della Federnuoto Piemonte Valle d'Aosta. Ecco, da presidente, insomma, che idea ti sei fatto di tutto questo e poi di quello che sarà ovviamente presente e futuro, perché poi è la ripartenza che conta? Guarda, noi nel periodo di lockdown abbiamo fatto tantissime call anche con tutti i gestori del Piemonte, con tutte le società del Piemonte, e devo rappresentare un disagio forte di queste persone che hanno sempre investito poi nelle attività agonistiche e nello sport di base. In questo momento, come dicevo prima, sono in difficoltà, quindi credo che abbiamo bisogno di un aiuto e abbiamo bisogno di aiuto dalle istituzioni. Noi in questi anni tutte le società, non solo CSR, si sono sostituite allo Stato, alle realtà locali, impegnandosi nello sport di base, nelle attività agonistiche, ma soprattutto nello sport di base. Abbiamo garantito sport nelle scuole, sport nei corsi, sport ai disabili, sport a 360 gradi. In questo momento non ce la facciamo più da soli, quindi questo è un grido un po' di una richiesta di aiuto che però secondo me deve essere ascoltata.